Ora vediamo un esempio realistico di un gas perfetto che si raffredda malgrado assorba calore. Questa cosa che sembra impossibile, ma in realtà non lo è. Qui c'è la spiegazione perché non è impossibile, l'abbiamo già detto prima, il gas compie un lavoro più grande del calore ricevuto e quindi la differenza la deve attingere alla sua energia interna che diminuisce, quindi il gas si raffredda. Per il primo principio il gas assorbe calore, quindi Q è positivo, ma il lavoro pure è positivo e è più grande. Nell'esempio fatto prima, 10 joule, 15 joule, quindi la differenza, i 5 joule mancanti, vengono presi dall'energia interna, quindi la variazione di energia interna è negativa, questo vuol dire che il gas si raffredda. È spiegato anche qua, il gas compie più joule di lavoro, dei joule che prende di calore, ci deve mettere la differenza prendendo i joule mancanti dall'energia interna. L'esempio numerico è questo e è un esempio non inventato a caso, ma rappresenta una trasformazione abirrealistica dove 10 moli di un gas perfetto monatomico passano dallo stato A allo stato B. E nello stato A la pressione è 8 atmosfere, nello stato B è 1 atmosfera, quindi il gas perde pressione. Il gas si raffredda da 1850 Kelvin, il volume passa da 103 litri a 698, quindi praticamente il volume aumenta di 7 volte. Questi volumi sono calcolati a partire dagli altri dati, infatti noi in A conosciamo pressione e temperatura e anche le moli. Quindi dall'equazione di stato PV uguale NRT applicata nello stato A ricaviamo il volume 103 litri. Facciamo la stessa cosa nello stato B, conosciamo pressione e temperatura e quindi sempre dall'equazione di stato PV uguale NRT applicata allo stato B ricaviamo il volume 698 litri. A questo punto possiamo calcolare le tre grandezze fisiche legate all'energia che compaiono nel primo principio, quindi calore, lavoro e variazione di energia interna. Il lavoro si calcola dall'area sotto la curva. Vediamo allora qual è questa curva. È qui rappresentata nel piano PV da questa freccia azzurra. Una trasformazione lineare che porta infatti il gas da 8 atmosfere a 1 atmosfera e da 103 litri a quasi 700-698. Inoltre raffredda il gas dall'isoterma a 1000 Kelvin, dove sta lo stato A, all'isoterma dello stato B a 850 Kelvin. Il lavoro è l'area di questo trapezio che è sotto la curva, sotto questa trasformazione azzurra. Quindi il lavoro si calcola base maggiore più base minore, quindi 8 più 1, 9 atmosfere. Per l'altezza, che è l'aumento di volume da 103 a 698 litri, quindi sono 595 litri, e poi diviso 2. Il risultato è questo: base maggiore più base minore per l'altezza diviso 2 e fanno 2679 atmosfere litro. Eccolo riportato qua, l'area del trapezio, 2679 atmosfere litro. Ora calcoliamo la variazione di energia interna. Qui ho fatto il calcolo con il calore specifico molare a volume costante, ma non è necessario. Basta infatti ricordare che l'energia interna di un gas perfetto si calcola un mezzo le moli, gradi di libertà, la costante dei gas perfetti R e la temperatura in Kelvin. Quindi la variazione di energia interna è il prodotto di tutti i fattori che rimangono costanti per la variazione di temperatura. Perciò, essendo il nostro un gas perfetto monoatomico a 3 gradi di libertà, le moli sono 10. E quindi basta inserire in questa formula 10 moli, 3 gradi di libertà e come variazione di temperatura la differenza tra 850 e 1000 Kelvin. Una variazione di temperatura negativa perché il gas si raffredda, passa appunto da una temperatura più alta a una più fredda. Quindi la variazione di temperatura, come scritto qui, è meno 150 Kelvin. Applicando dunque questa formula con i valori appena detti, calcoliamo la variazione di energia interna. E risulta giustamente negativa perché la temperatura è calata, meno 185 atmosfere litro, che è riportata anche qua, meno 185 atmosfere litro. Quindi finora abbiamo calcolato il lavoro attraverso l'area, la variazione dell'energia interna negativa e adesso calcoliamo il calore con il primo principio della termodinamica. Il calore è la somma del lavoro, in questo caso effettuato dal gas sul lavoro motore, perché il gas si espande. Vediamo infatti il gas espandersi di quasi 7 volte, quindi dicevamo il calore uguale al lavoro più la variazione di energia interna negativa, quindi meno 185 atmosfere litro.
Ed ecco qua il calcolo del calore, 2679 meno 185 atmosfere litro, 2493. Quindi un calore positivo. Perciò, in definitiva, malgrado il gas assorba 2493 atmosfere litro di calore, quindi un calore positivo, eppure si raffredda, la sua variazione di energia interna è negativa. Come mai? Perché il gas è vero che ha assorbito energia dall'esterno in forma di calore, ma all'esterno ne ha ceduta di più in forma di lavoro motore, ne ha ceduti quasi 2700 atmosfere litro. La differenza tra l'energia ceduta all'esterno e quella presa ceduta all'esterno in forma di lavoro motore e quella presa dall'esterno in forma di calore, la differenza è 185 atmosfere litro che il gas deve metterci dei suoi, cioè attingendo la sua energia interna, perciò si raffredda. Perciò, in conclusione, per far diminuire la temperatura, il gas non solo ha trasformato tutto il calore in lavoro motore, il calore assorbito in lavoro motore, ma ha sottratto anche un po' di energia alle sue particelle per fare ulteriore lavoro, i 185 atmosfere litro in più. Deve fare un lavoro maggiore del calore assorbito.